Siamo nel comune di Castinetta di Lugagnano, nelle sale superiori del Palazzo Comunale, dove è stata allestita la mostra fotografica delle foto in concorso per il premio Dona un'immagine a Castinetta di Lugagnano e dove è stata allestita anche una piccola mostra dedicata al Naviglio Grande. Ce ne vuole parlare? Sì, Alice Uggioni, che incontriamo per la seconda volta, e ci spiega l'allestimento e il legame con la festa patronale. Sì, allora tu hai l'onore di fare una piccola anticipazione della mostra sulla Gran Fondo del Naviglio, domani sabato alle 13 partirà dall'imbarcadero di Cassinetta la competizione, quindi in onore della Gran Fondo è stata allestita una mostra, direi, abbastanza originale. Non è ancora terminata, quindi diamo solo un'anticipazione. In cosa consiste la gara di Gran Fondo? È una gara di nuoto che ha diverse lunghezze. La distanza più lunga è quella effettivamente che parte da qui, da Cassinetta, e termina la Darsena di Milano. Ci sono circa 100 atleti partecipanti che arrivano davvero un po' da tutto il mondo. Gara di nuoto di circa 27 km, se non ricordo male, la distanza intera. Sono atleti, loro nuotano a favore di corrente, ma sono... Beh, per arrivare da Cassinetta a Milano devono essere indubbiamente allenati. E dicevi ci sono state iscrizioni da tutta Europa? Sì, credo ci sia anche qualcuno da America, Argentina, se non ricordo male. Scopriremo domani qualche sì. L'arrivo in Darsena è atteso da una delegazione del comune di Cassinetta? No. E quindi chi accerterà il vincitore e l'ordine? La nostra delegazione è qui alla partenza. Ok, allora, e questo simpatico allestimento invece che vediamo ottenuto con materiali di riciclo, sempre per non smentire la vocazione ambientalista del comune di Cassinetta. Confermo, sì. È stata realizzata con i bambini delle scuole elementari? Sì, sì, qualche bambino che insomma non ha ancora ripreso ad andare a scuola, poi in realtà quindi ci ha dato una mano ed è stato un contributo insomma più che gradito.